questa settimana dobbiamo finire per forza il campionato. Per forza, perché facciamo queste quattro. Ci giochiamo Middlesbrough, Cardiff, Nottingham Forest col Birmingham, le simuliamo, facciamo il Barley, giochiamo noi e giochiamo anche col QPR. Quindi quattro partite, però sono 6-2 simulate. Non dico avere culo, ma fare qualcosa che non abbiamo ancora fatto, cioè vincerle veramente tutte, altrimenti non andiamo in Premier. Bello, nel pre-partita stavano dicendo anche che Insigne vorrebbe ritirarsi. Vabbè, l'ho preso a gratis, poco me ne frega a me. Su, Dilap. Non pensavo che quel passaggino di Insigne potesse andare a segno. Bravissima anche Raspa, bravissimo Dilap. Ottimo Raspa. Non l'ha manco vista il portiere. Non l'ha manco visto il portiere tirare. Ma come stiamo giocando bene? Peccato. Che intercettazione. Ti prego, dai, c'è. Oh, un tiro abbiamo preso. Uno. Bello De Rosa. Bello De Rosa con la tua scordinazione. Peccato. Dai, 2 minuti, attacchiamo in maniera molto easy, senza fare gli scemi. McTeen per Raspadori, che come cazzo gliel'hai data? È vinta, appena spazio è vinta, qua. Ok, dai cazzo. Chi è che abbiamo venduto? Rossi, ok, perfetto. Siamo tutti con numero uguale di partite e siamo secondi a un punto da Burnley. È lunga, ma ne mancano un botto, ne mancano 10 ancora. Il Cardiff, anche il Cardiff stesso sta molto giù. 14esimo. Però aspetta, prima di avere la partita, verifichiamo quanti giorni di riposo abbiamo. 2 giorni con il Nottingham. Il Nottingham comunque che va simulato. Però è un punto indietro al Cardiff. Quindi facciamo qualche cambio. Perfetto, abbiamo messo Mike Tin, Cambiaso, Lombardi, Gotz, Devine e De Rosa. 6 cambi. Possiamo vincerla tranquillamente lo stesso. Ci siamo contro il Cardiff. Poi andremo a simularne 2 di fila. Però fatti i cambi proprio perché altrimenti arrivano allo scontro contro il Nottingham morti e devo pure simularla, sarà grave. Mike Tin! Da solo! Così dopo 3 minuti e 46 Mike Tin! Impazzisce. Bello Raspa. È già chiusa dopo 12 minuti. Il Red Devils vogliono la promozione diretta. Primi in classifica. Vogliono la prima posizione in classifica. Raspadori ha 33 gol in 31 partite. Micidiale. Ottimo Doyle, miglior difensore della Serie B inglese. Gotz, l'hai visto? Corri, cazzo. Ottimo, vuoi Raspa? Non puoi sbagliarlo. Lo sbaglia, giustamente. Sensi ha tolto un'altra perla. Il capitano ha tolto un'altra cazzo di perla. Raga. Bravo, boys. Bravissimo, no, Coppola, che cazzo fai Coppola, bravissimo, ancora portieri. Bello sto lancio di De Rosa. Ottimo, Dilap. E quando cazzo sbaglia Dilap da lì, 4-0 al 63esimo. Dilap, è in giornata oggi, vede la porta come non mai. Bella e importante questa vittoria. Mo dobbiamo pregare per quelle 2 da simulare. Contro il Nottingham Forest siamo comunque sempre a meno 1. Tutti i titolari sono belli carichi. Vediamo un po' con la simulazione. 3-0. Raspadori a Pia. Bene. Sono contento. Contro il Birmingham 17esimo. Al momento siamo secondi, ma perché abbiamo una partita in meno. Ok. Riandiamo con un'altra simulazione. 17esimo in classifica. 1-1 e non va bene. L'1-1 non va bene. Però comunque siamo in coda. Siamo sempre a meno 1 e va bene.
Ottimo, terza di oggi contro il Burnley, prima in classifica, scontro diretto, ci mancano due totem. Cioè ci mancano due totem per lo scontro diretto. Ok, innanzitutto vado a cambiare le magliette, perché mi sembra giusto così. Bianchi e neri, facciamo così. Ma ci mancano due bomber. Vabbè. In qualche modo dovremmo fare. Partita vitale, ci manca veramente tanta roba, cioè ci manca il capitano più Insigne, che comunque aiuta sempre. Meno male che non mi hanno convocato Raspadori in nazionale, altrimenti eravamo veramente messi male. Mamma mia, Bernard! Che culo che ha sbagliato la rovesciata. Ci stanno già mettendo sotto, non mi piace. Che cazzo hai tolto? Di prima, provaci. Magari fischia il fallo, magari succede questo casino qua. Sono forti questi. Cioè, sono primi, sono forti. Ma Dilap comunque c'ha delle sportate clamorose. Guardate che cazzo stava succedendo, eh. Si sente la mancanza troppo di Sensi. Troppo, troppo, troppo. Stanno meritando la vittoria. Dilap. Che cazzo abbiamo creato? 51 minuti di difesa pura. Abbiamo fatto due tiri al primo tempo e ora il gol. Boys, l'ho vista in porta, l'ho visto un gol. Un altro miracolo. Che culo stiamo avendo? Veramente, che culo stiamo avendo? Il problema è che io c'ho la gente morta a centrocampo. Attenzione. Che culo. Dilap, il primo difensore. Bravo cazzo che li tieni lì. Non può succedere. Che... Spazza, raspa. Spazzate cazzo che siamo primi in classifica con questa cazzo di vittoria. Sì, siamo primi. Un punto, ma siamo primi. Come ultima di oggi c'è il QPR. Un po' più semplice. Dovremmo anche avere di nuovo Sensi e Lorenziello e li buttiamo subito. Fondamentale. È fondamentale vincerla. Tutti adesso ci vogliono mettere le ruote, il bastone tra le ruote per forza, perché siamo primi in classifica. Ci mancherebbe altro. Giocano tutti bene adesso. Hai visto Lorenzi? Beh, meglio quel passaggio. Lorenzi è... Raspa. Se entra quello, chapeau. Oh. Bello avere un portiere che non si tuffa, eh? No, ma va bene. Bello avere comunque un portiere che non si tuffa. È fatto apposta il portiere. Non ditemi che la mia partita di prima al contrario. Non dovrò segnare io, segnano loro, boh. E finisce così. Adesso l'abbiamo messa in parità. Di cattiveria, di goal glitch, di fisico. Proprio come ha fatto Dilap. Doyle, altro 3 metri, si fa anticipare come uno scemo. Togliamo Coppola e mettiamo Devine. Non ci credo. Appia. Appia, ero pronto a toglierlo Appia. Invece ha segnato su assist di chi? Di Dilap, che anche lui voleva togliere. Ero indeciso tra togliere loro due e non li tolgo. Bella sta parata. Oh, stavolta si è tuffato il portiere. Attenzione. Sono un bastardo che faccio il retropassaggio di testa, ma non me ne frega nulla. Come l'hai data, Boyce Clark? Ah, vabbè, dai. Allora, abbiamo sbagliato stazione, ma manca un minuto. Se li teniamo lì è finita. L'abbiamo vinta in rimonta. Sempre per me in classifica.